Buongiorno Chiara Ferrari, benvenuta al nostro salotto. Grazie. Complimenti per la nomina, ovviamente. Grazie. Allora, una nuova avventura, una nuova sfida. Innanzitutto, com'è andato l'inizio di questa nuova avventura? Beh, abbiamo appena fatto la prima assemblea elettiva in cui sono stata eletta e il prossimo direttivo verranno nominati i miei due vicepresidenti. Quindi, insomma. Ricordiamo e salutiamo il presidente che ha appena lasciato. Sì, Marco Tresoldi, colgo da lui proprio un testimone molto importante che prendo con molto entusiasmo ma anche con senso di responsabilità, insomma, per le prossime sfide. È una bella sfida, un bel impegno. Eh sì. Però sono molto, molto, molto entusiasta, molto contenta perché sono anche affiancata da un bel gruppo di imprenditori che partecipano attivamente in azienda, quindi molto, molto attivi, quindi sicuramente avrò una grossa mano da loro. Tra l'altro, insomma, tu un'azienda, giusto? Sì. Di che cosa ti occupi? Allora, io lavoro nell'azienda di famiglia insieme a mio padre e mio fratello, la Grafica Arpadana, siamo a Casalmaggiore, facciamo scatole in cartone teso e microonda personalizzate, lavoro in azienda da 10 anni, prima ho fatto economia aziendale, poi ho fatto l'esperienza in un istituto bancario, poi a 10 anni. Poi hai seguito il percorso della famiglia. Esatto. Però è giusto fare esperienza anche fuori. Sì, sì. Convinto è stato... che comunque si apprezza di più poi nel tornare a casa. Bravissimo. Perché sennò si dà tutto per scontato. È vero. Proprio sì, poi così. Dopo magari sembra una forzatura, invece poi se diventa una scelta e anche si lavora meglio. Certo. Giusto? Sì, esatto. Allora, giovani industriali di Cremona, molto attivi, molto operativi, tanto è stato fatto insomma negli anni scorsi. Quali sono le sfide per il futuro? Allora, sì, io sono in associazione da 6 anni, ho cominciato col mandato di Stefano Allegri che è stato per me illuminante, proprio mi sono approcciata in quel momento al gruppo, poi altri 3 anni con Marco, quindi insomma una bella esperienza. Adesso come presidente mi piacerebbe insomma porre, diciamo, il focus su 3 punti fondamentali, la crescita e la formazione di noi imprenditori, l'education, che è comunque, diciamo, il punto cardine del nostro mandato, e le relazioni esterne, quindi i convegni, i rapporti con l'esterno, la visibilità del gruppo. Ma cos'è per un giovane entrare a far parte dei giovani industriali? Allora, io credo che sia un'opportunità veramente unica che un giovane imprenditore possa avere, perché ti permette proprio di avvicinarti a degli imprenditori piuttosto che a degli esperti, degli economisti, a visitare delle aziende che altrimenti chiusi nella propria realtà quotidiana non si avrebbe la possibilità di vedere. E quindi è proprio una possibilità di apertura veramente molto importante che credo che ogni imprenditore, soprattutto giovane, debba insomma cogliere. Tra l'altro a me questa nomina fa molto piacere perché Chiara, non so se si vede, aspetta un bimbo che nascerà a giugno, quindi fra un paio di mesi insomma avrà molto da fare oltre alla sua vita quotidiana da imprenditrice, ovviamente, quindi esatto. Insomma avere questa nomina a ridosso di una maternità, insomma, visto che è un segnale importante. Un segnale importante, molto spesso, quindi ti hanno dato fiducia ovviamente sì. Nel tuo incarico, nel mondo del lavoro. Il fatto di essere delle mamme è ancora un ostacolo? Come la vedi tu? Ma, è il tuo primo figlio? Sì, il primo. Ma in realtà credo invece che sia un plus, nel senso che forse noi donne un po' per definizione siamo un po' multitasking e quindi insomma possiamo avere anche una sensibilità magari maggiore nell'affrontare certe casistiche, certe situazioni, proprio per il fatto di essere donna. Poi insomma parlo per partito preso, però... No, beh, noi ti facciamo ovviamente un grande in bocca al lupo per l'avventura di esatto. Mamma e anche per il resto. Ma anche perché è bello, perché con la sua nomina è veramente rappresentata tutta la provincia, perché ricordiamo esatto. Che il presidente degli industriali è della zona del Cremasco, tu invece sei di Casalmaggiore, esatto. Quindi proprio una rappresentazione di tutta la provincia dal punto di vista industriale. Ed è importante ed è bello questo, secondo me. Sì, sono molto d'accordo, infatti proprio...
questa mia dislocazione nella provincia penso che sia anche un segno, insomma, dell'unità di tutta la provincia. Esatto, che c'è una grande sinergia e che si lavora per essere un gruppo coeso a livello provinciale. Anche perché abbiamo delle caratteristiche peculiari nella varie parti della nostra provincia che sono completamente differenti, quindi è giusto che tutti si sentano rappresentati. Esatto. Chiara, ci sono magari delle richieste da parte del gruppo degli industriali, insomma, delle necessità che sentite più impellenti rispetto ad altre? Sicuramente credo, sviluppando dei percorsi proprio formativi ad hoc su delle necessità che ha proprio il gruppo, quindi creando questo gruppo vedremo man mano quali sono le esigenze perché crediamo di ascoltare proprio la voce di tutti i giovani imprenditori e quindi rappresentarli proprio creando dei corsi, dei focus ad hoc, ecco, quindi insomma diventa... Gli aggiornamenti rimangono un punto fondamentale. Sì, esatto, sì, la formazione personalmente sono proprio per carattere molto curiosa, quindi credo molto nella formazione. I giovani industriali fino a che età sono giovani industriali? Fino a 40. Fino a 40, ok. Siamo fuori. Saremo già nel gruppo over. Va bene. Allora, Chiara, noi ti facciamo ovviamente il nostro in bocca al lupo perché hai due sfide importanti da affrontare, quindi grazie. Davvero buon lavoro.